Buonasera a tutti, Rossini TV è in trasferta, siamo venuti a Senigallia. A Senigallia per seguire questo importante convegno, quale futuro per il nostro territorio? Si tratta in realtà di un passo, del primo passo che la Regione Marche presenta all'opinione pubblica, alla stampa, agli operatori del settore, ai professionisti, ai cittadini, a tutti coloro che sono coinvolti da questo tema. È l'inizio dell'iter legislativo che porterà ad una nuova legge. L'assessore Stefano Aguzzi, assessore all'urbanistica della Regione Marche, presenzierà proprio per dare anche quelli che sono i tempi, per immaginare il percorso che questo iter legislativo avrà nei prossimi mesi. È una grande occasione, sono presenti, ribadisco, tutti i principali attori coinvolti, vedete protagonisti per esempio i responsabili urbanistici, tutti i presidenti degli ordini coinvolti, ingegneri, architetti, assessori, quindi è veramente un momento importante. Noi siamo insieme a Cristian Roberti e ci rivediamo alla fine per la conclusione. Gabriele Cameruccio è l'assessore all'urbanistica del Comune di Senigallia che ospita questo importante appuntamento che non a caso si intitola Quale futuro per il nostro territorio? Le rigiro la domanda, assessore. Questa sera è un pomeriggio molto ricco perché varie espressioni del territorio, dalla regione al comune, alle categorie economiche, gli imprenditori, gli ordini professionali, i tecnici e i cittadini potranno avere un'occasione di riflessione, approfondimento e confronto appunto su un tema fondamentale, la rigenerazione urbana, anche in previsione della nuova legge urbanistica, proprio perché si tratta di ridare da un lato competitività al territorio e dall'altro risposte ad un tessuto sociale che anche a livello locale o più in generale a livello regionale è sempre più dinamico, questo tessuto che richiede risposte al passo con i tempi. In questo contesto il comparto urbanistico ed edilizio sta vivendo un momento importante, particolarmente frizzante e attivo grazie ai bonus fiscali e tutto quello che ne è annesso e connesso. Ha utilizzato una parola che ci è piaciuta molto, rigenerazione. Rigenerazione significa tanto, significa proprio poter ricostruire, poter rifare qualcosa, poter essere al passo con i tempi, addirittura guardare avanti, guardare al futuro. Sicuramente rigenerare oggi vuol dire pensare al futuro, creare le basi per il futuro, ma soprattutto vuol dire rigenerazione urbana non tanto soltanto recuperare o riqualificare comparti o aree importanti dei territori, ma appunto, come dicevo, rilanciare la competitività di un territorio, del territorio, puntando anzitutto su quella che è la sostenibilità ambientale da un lato e dall'altro dando risposte ad una società che è sempre più dinamica anche a livello locale. Senigallia si inserisce perfettamente in un contesto marchigiano e a cavallo di due province, provincia di Ancona ma molto vicina alla provincia di Pesaro, ed è una realtà davvero importante sotto tanti punti di vista. Senigallia, la spiaggia di velluto, è baricentrica rispetto alla fascia costiera, quindi ha un'importante professionalità, capacità, esperienza in ambito edilizio, urbanistico, è sempre un punto di riferimento in ambito regionale, quindi anche il convegno di questa sera vuole essere un punto di partenza dove vari protagonisti del territorio si mettono a confronto e da qui si inizia un percorso per arrivare alla nuova legge regionale urbanistica per le Marche, che sarà sicuramente di impulso fondamentale per il rilancio del territorio e per la sua competitività. Architetto Maria Cristina Borocci della Regione Marche, responsabile a livello regionale dell'urbanistica, quindi c'è davvero la possibilità di fare qualcosa di nuovo grazie a delle novità legislative importanti. Sì, abbiamo introdotto nel luglio di questo anno la legge regionale 14 sulla rigenerazione urbana e la ristrutturazione edilizia abbinata alla trasformazione nel testo unico nazionale dell'intervento appunto di ristrutturazione edilizia. Con questo atto abbiamo comunque dato avvio a un processo di revisione organica della legge esistente in materia urbanistica e di governo del territorio e quindi oggi presentiamo i primi spunti di riflessione da condividere con tutti i portatori di interessi. Noi abbiamo ben 11 leggi che purtroppo si sono susseguite negli anni e quindi hanno bisogno, nei contenuti sono condivisibili, ma hanno bisogno di essere portati a una semplificazione a livello normativo e quindi su questo chiediamo anche, diciamo, il supporto e il conforto del territorio e quindi avvieremo una consultazione su questo testo che è in redazione, in corso di redazione.
si può già pensare quali saranno i tempi per l'approvazione, quali saranno i tempi per proprio la messa in opera di ciò che questo testo prevede? Beh, è una riforma complessa perché comunque attraversa e affronta tutti i temi che negli ultimi 30 anni, dalla 34 del 92, si sono avvicendati. Quindi c'è la problematica più recente, che è quella del sisma, c'è anche quella del dissesto idrogeologico, ci sono temi che la Regione ha affrontato in momenti diversi con strumenti diversi. L'iter prevede sicuramente, come tutte le leggi regionali, un passaggio nella commissione consiliare competente su proposta di giunta e poi la discussione, diciamo, di tutte le problematiche, ma anche di interventi migliorativi che sono sicuramente più utili per chi poi la dovrà applicare sul territorio in maniera più semplice possibile. La nostra legge è una legge che è nata nel 92 con una generazione, diciamo due generazioni fa, come concetto per quanto riguarda la legge. E molto è cambiato dal 92 ad oggi, quindi ci ritroviamo oggi dove il tema della nuova edificazione è diventato molto meno importante, invece è diventato rilevante la rigenerazione, è diventato rilevante il recupero di quartieri o di zone industriali dismesse, soprattutto quelle industriali anche. E sotto questo profilo è necessario quindi riformulare una legge con la collaborazione di tutti, degli ordini professionali, degli enti locali, una legge che abbia magari una scala gerarchica diversa, in modo che soprattutto per gli interventi che non siano nuova edificazione siano agevolate gli aspetti della rigenerazione, della riqualificazione dei quartieri e siano agevolate le procedure quando magari gli interventi non vanno a impattare sotto l'aspetto ambientale, ma a formulare una legge dove diciamo ci siano delle velocizzazioni, delle procedure più semplici per la manutenzione e la riqualificazione del patrimonio esistente. Sotto questo profilo ci sono varie leggi regionali anche in Italia e adesso noi stiamo iniziando un percorso per trovare un modello più consono alla nostra realtà. Assessore Stefano Aguzzi, dal 1992 al 2021 sono passati 29 anni per l'approccio a una nuova legge sul territorio, proprio sulla rigenerazione ambientale. Sì, l'attuale legge urbanistica della Regione Marche risale a 29 anni fa. Quindi diciamo un periodo non solo lontano nel tempo ma anche completamente diverso da quello che stiamo vivendo. Erano gli anni della crescita industriale, nelle nostre vallate si amplificavano le aree industriali, era una pianificazione che rincorreva la nuova edificazione, che poi da 30 anni a sta parte ha avuto tutta una serie di alti e bassi. Per arrivare a una fase un pochino più recente, dopo il boom degli anni 90 e dei primi anni 2000, nel 2009 è arrivata una crisi terribile che dal 2009 ad oggi ha fatto, diciamo così, declinare complessivamente il mercato dell'edilizia, portando alla chiusura del 60% delle imprese che operavano sul nostro territorio. Quindi parliamo di una fase completamente diversa da quella che noi oggi stiamo vivendo. Oggi ancora più complicata, perché? Perché purtroppo causa pandemia, tutto quanto quello che stiamo ancora vivendo, che speriamo di continuare a tenere sotto controllo anche per i prossimi periodi in questi nostri territori, come stiamo facendo oggi, comunque non ci aiuta questa situazione e ha ulteriormente cambiato il quadro, perché se prima della pandemia, fino a due anni fa, c'era una forte crisi dell'edilizia, oggi, terminata la pandemia, c'è stata sotto questo punto di vista un rimbalzo talmente forte, grazie anche delle normative, il 110%, eccetera, che porta ad una fase del tutto inaspettata. Oggi non si trovano le imprese per poter mettere su in cantieri. I comuni non riescono a dare le risposte
diciamo, alle tante domande che gli arrivano, perché non hanno i tecnici comunali. Dopo 10 anni di crisi i tecnici comunali sono diminuiti perché non ce n'era bisogno, e oggi invece mancano, un po' come gli anestesisti nelle terapie intensive, per capirci. Chi l'avrebbe mai detto che oggi una ditta sarebbe stata in difficoltà a impiantare un cantiere perché non trovano le armature da poter costruire, diciamo, mettere sui cantieri? Una fase completamente inedita. Ed in questa fase completamente inedita noi dobbiamo far di tutto per interpretare nel miglior modo possibile le esigenze di prospettiva e consentire uno sviluppo armonioso, utile, sano di questo, diciamo, settore nei prossimi anni. Due, abbiamo in questo momento l'esigenza fortissima di sburocratizzare al massimo le attività legate alle pratiche edilizie, alla rigenerazione urbana, al risanamento dei nostri quartieri, alle nuove costruzioni quando si pongono nuove costruzioni, e soprattutto all'efficientamento energetico delle nostre costruzioni e quindi alla loro ristrutturazione. Su questo siamo già intervenuti con la legge 22 che abbiamo approvato in Consiglio regionale pochissimi mesi fa, e che consente alle ditte e quindi ai proprietari di poter abbattere e rifare interamente i propri fabbricati, facendoli, considerandoli semplice ristrutturazione, quindi potendo accedere al piano casa, potendo accedere al 110%, potendo accedere al pagamento del 50% di oneri di urbanizzazione, e soprattutto ad efficientare tante case vecchie, tanti condomini vecchi che in questo modo vedono di nuovo nuova vita. Adesso inizia la grande sfida. Dopo 29 anni, dopo tutti questi cambiamenti, dopo tutte queste fasi, oggi anche del tutto inedite, occorre mettere mano a una nuova legge urbanistica. E se una nuova legge urbanistica, qualcuno ha la presunzione di avere la ricetta in mano per come deve essere fatta, per come deve essere portata avanti, per come deve essere pensata, sicuramente faremmo un grosso buco nell'acqua. Quindi oggi qui a Senigallia, primo incontro di decine che ce ne saranno nel territorio da qui alla prospettiva, inizia la discussione, da oggi inizia la discussione su quella che potrà essere la nuova legge urbanistica. Ringrazio l'amministrazione comunale di Senigallia che insieme alla Regione Marche ha contribuito a creare questo evento, i tanti partecipanti e in presenza limitati, molti collegati online che sono tendenzialmente imprenditori, professionisti che daranno un contributo. Su questo noi cominceremo a lanciare qualche idea che ovviamente abbiamo su come dovrebbe essere una nuova legge urbanistica, basata soprattutto sul recupero delle aree dismesse, sul rivitalizzare i quartieri più degradati più che su nuove costruzioni, su un risanamento complessivo del territorio, però soprattutto raccoglieremo le idee, le proposte, le esigenze che diffuse nel territorio noi incontreremo da oggi in poi, per arrivare a portare da qui ai prossimi mesi una proposta la più calibrata possibile, la più adatta possibile, la più condivisa possibile, per arrivare ad avere da qui al metà del prossimo anno, mi do più o meno questa scadenza, ad avere una nuova legge urbanistica delle Marche. Faccio solo questo esempio e concludo. Oggi, dopo quella legge urbanistica di 29 anni fa, sono state approvate altre 10 leggi nelle Marche che andavano a modificare parzialmente quella, che però si sono stratificate una sopra l'altra senza mai abolire quella di prima. Cioè oggi un tecnico che deve presentare un progetto deve più studiare sulle normative che sul progetto stesso. E questo anche per chi lo deve autorizzare, anche per il comune, la provincia o la regione che lo deve autorizzare. Sono circa 350 articoli queste 10 leggi, quindi ognuno deve studiare 350 articoli per poter dare una risposta. Noi pensiamo a una legge urbanistica che elimini le altre 10, che rimanga l'unica in campo. Oggi è stata abbozzata su 30 articoli, abbozzata, poi se diventeranno 40 o 25 non lo so, però sarà enormemente semplificata rispetto all'attuale situazione. Già di per sé questa è una grande novità. Se poi riusciamo, grazie al lavoro che iniziamo oggi anche a calibrarla, come ovviamente è doveroso fare, sulle reali esigenze dei nostri territori, nella salvaguardia dei nostri territori e la salvaguardia anche di chi opera in questi territori, quindi chi è che ha bisogno poi di operare, di lavorare, di avere nuovi immobili, faremmo ovviamente una cosa più che mai necessaria per la nostra regione.
e su questo inizia questo lavoro. Io sono molto fiducioso che lo porteremo a termine in un periodo, diciamo così, non troppo lungo, ma soprattutto lo porteremo a termine nel migliore dei modi. Sono molto fiducioso in questo senso. In piena notte, sotto la bufera che ha imperversato tutto il pomeriggio, rendendo ancora più suggestiva, se possibile, la rotonda mare di Senigallia, si è concluso il convegno dedicato al futuro per il territorio della Regione Marche, la rigenerazione urbanistica. Abbiamo sentito davvero tante persone impegnarsi e descrivere ciò che sarà fatto in un immediato futuro. Ci sono delle proposte di legge importantissime che sono state annunciate dall'assessore Stefano Aguzzi e poi dopo siamo entrati nel dettaglio insieme ai tecnici che se ne sono occupati. Pensate che la Regione Marche tuttora vive su una legge urbanistica del 1992, se ne sono sovrapposte 10 nel corso degli anni e finalmente sta iniziando il percorso per avere un nuovo futuro per la nostra regione. Le Marche si meritano chiaramente un qualcosa di veramente importante, di veramente primario per quello che riguarda la bellezza architettonica, la bellezza della possibilità di muoversi all'interno della regione. Rossini TV era qui per voi. Buonanotte a tutti.